In questo video ti mostrerò come fare le escursioni con gli elefanti nel loro rispetto, dandogli da mangiare e facendosi rubare il cibo dal piatto. Ti porto alla scoperta di Chiang Mai. Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Siamo arrivati all'ultimo capitolo della serie sulla Thailandia. Nel video precedente vi avevo mostrato dove fare snorkeling con le tartarughe. Se non avete visto quel video incredibile, ve lo metto qui e in descrizione. In questo video invece vi parlerò del nord della Thailandia e nello specifico di alcune escursioni nella natura fatte partendo da Chiang Mai. E mi raccomando, stai fino alla fine perché alla fine ti darò anche alcuni consigli per quanto riguarda la vita notturna. Chiang Mai è la città più grande del nord della Thailandia. Vale la pena fare un giro, fare una passeggiata nell'Old Town. Se guardate la mappa, l'Old Town ha proprio la forma di un quadrato. All'interno di questo quadrato potete trovare alcuni dei templi più belli di Chiang Mai. Io ne ho visti due, il Wat Raya Monthean e il Wat Lok Mole. È molto particolare con questi elefanti all'ingresso e qui ho avuto anche la fortuna di vedere alcuni monaci buddisti pregare. Ma a dire la verità, a Chiang Mai non mi sono soffermato troppo nella visita dell'Old Town, nella visita dei templi, perché a Chiang Mai si va soprattutto per fare le escursioni nella natura. Vi cito adesso dunque le due escursioni che ho fatto io. La prima escursione al monte Doi Setep. Questa è un'escursione che ho fatto in fai da me. Con il mio amico abbiamo affittato uno scooter e con lo scooter abbiamo fatto un percorso lungo questo monte. Ci sono varie step, noi ne abbiamo fatti tre che adesso ve li andrò a dire. Ma prima vi do un'indicazione: per affittare i motorini in Thailandia ci vuole la patente internazionale. Io non ce l'avevo, i motorini te li affittano lo stesso. Nelle isole ho affittato i motorini e non mi è mai capitato nulla, quindi bene. A Chiang Mai però ci sono tantissimi posti di blocco, tant'è vero che a Chiang Mai mi hanno fermato. Mi hanno fermato proprio mentre stavo facendo questa escursione. Io ero abbastanza preoccupato, no? Perché ci hanno fermato la polizia thailandese. Ho detto: mizzica, mo chissà cosa ci fanno, chissà cosa ci dicono, magari solo con un motorino, che ne so che casino, quanto dobbiamo pagare. Fatto sta che alla fine abbiamo pagato una multa di 500 baht, che sono meno di 15 euro. Ci hanno dato sto foglio e ci hanno detto: con questo foglio potete circolare. Quindi è andata meglio del previsto. Vi do questa indicazione: se non avete la patente internazionale, queste sono le sanzioni. La prima fermata che abbiamo fatto è il Wat Pratat Doi Setep. Questo tempio è veramente bellissimo, uno dei templi più famosi e importanti della Thailandia. Si raggiunge attraverso una scalinata veramente particolare, veramente bella, con questi dragoni ai lati. E anche una cosa molto particolare sono le bancarelle che trovate al di fuori, dove ho visto per la prima volta vendere gli insetti. E vi dico, ero molto tentato dal provarli, ma non ce l'ho fatta. Un po' me ne pento, non ero ancora mentalmente pronto, ma la prossima volta li proverò. Dopodiché col motorino abbiamo fatto un bel pezzo, siamo arrivati quasi in cima e siamo andati a visitare il Doi Pui Khmong Village. È stata una visita veramente veramente interessante. C'è questo villaggio di questa tribù immerso nella giungla, tra i fiori, tra le piante, e vedi proprio, no, le bancarelle che vendono oggetti artigianali, vedi come li fanno loro proprio artigianalmente, il caffè fatto da loro con le loro piante, veramente buonissimo, piante di marijuana, piante di oppio. Quindi è stato veramente veramente carino. Poi no, magari leggendo su internet leggete: ah, questo villaggio è turistico, non è reale, di qua di là. È ovvio che magari il villaggio è un po' riadattato per i turisti, nel senso ci sono cose anche divertenti, magari come provare a sparare con la balestra, cose del genere. Però resta il fatto che c'è l'essenza del villaggio della tribù, le piante di marijuana, di oppio ci sono, li vedi le case nella giungla. Comunque, tornando a noi, dopo la visita di questo villaggio abbiamo ripreso il motorino e abbiamo iniziato la nostra discesa e ci siamo fermati in un posto veramente surreale, in un posto veramente magico, il Wat Palat. È un tempio non troppo turistico, non c'è tantissima gente, ma è veramente bello, veramente strano. E mi spiace non aver fatto tante foto, quindi non posso farvelo vedere bene, ma se capitate in zona dovete assolutamente vederlo, perché il tempio è immerso nella pace, nella tranquillità, l'atmosfera è molto suggestiva
e quindi vi consiglio assolutamente di visitare questo tempio. Benissimo ragazzi, se fin qui vi è piaciuto il video, come sempre mettete un bel like, iscrivetevi al canale. Prima di parlarvi della mia escursione fatta con gli elefanti, ci tengo a darvi alcune informazioni. Una delle attrazioni più turistiche in Thailandia sono le escursioni con gli elefanti. E forse la più famosa, la più vista, magari la più sognata dalle persone è fare la camminata sopra l'elefante. Uno giustamente magari pensa che non c'è niente di male perché l'elefante è enorme, tu sei mingherlino, sali sopra l'elefante, cosa vuoi che capiti? Niente, è una cosa bella, ti fai la tua camminata, ti fai le foto. È tutto qua. In realtà fare le camminate sopra gli elefanti è una cosa terribile, una cosa atroce, e adesso vi spiego il perché. L'elefante per natura è un animale selvatico, non è predisposto quindi a portare un umano sulla propria schiena. Per fargli fare questa cosa qui, l'elefante deve essere domato, deve essere sottomesso, e il processo per fare questo è veramente straziante. Quando l'elefante è ancora piccolo viene strappato dalla madre e questo gli crea gravi danni psicologici perché gli elefanti hanno un'intelligenza emotiva, e da lì in poi inizia il processo di sottomissione che dura diverse settimane, gli fanno delle torture fisiche, e quindi ragazzi è una cosa atroce. Mi raccomando, non partecipate a questo scempio, rispettate gli animali e non fate le camminate sugli elefanti. Detto questo, ci sono invece delle strutture che ti permettono di fare delle escursioni con gli elefanti in maniera sana, rispettandoli, e le due più famose intorno a Chiang Mai sono l'Elephant Nature Park e l'Elephant Jungle Sanctuary. Queste qua sono le strutture più famose, ma comunque ci sono anche altri campi minori che ti permettono di fare escursioni con gli elefanti nel loro rispetto. Attenzione però, perché anche qui, no, adesso siccome la voce del maltrattamento degli elefanti si sta spargendo, tante altre associazioni dicono facciamo l'elephant care, ovvero ti prendi cura degli elefanti, ti fai il bagno con loro, gli dai da mangiare, ma in realtà dietro c'è sempre maltrattamento degli elefanti, perché erano gli stessi che prima ti facevano fare la camminata sopra, ora invece ti fanno fare questa cosa qui. Quindi mi raccomando, fate bene attenzione alla scelta della struttura con cui fare un'escursione con gli elefanti, informatevi e chiedete. Noi abbiamo chiesto un po' in giro, mi sono informato bene, abbiamo scelto di affidarci ad una piccola organizzazione composta da alcuni membri della tribù Karen, che è la tribù più importante della Thailandia, ed è stata veramente una cosa bellissima perché si vedeva che era una roba vera, una roba familiare nel rispetto dell'animale. Allora, questa escursione è stata effettuata al Doi Intanon, che è la montagna più alta della Thailandia, si trova vicino a Chiang Mai, ed era composta di tre parti: la prima parte l'Elephant Care, seconda parte trekking nella giungla, terza parte bamboo rafting. Prima parte l'Elephant Care, allora ci hanno portato nella loro casetta in mezzo alla giungla, era proprio la loro casa, ci hanno dato i loro abiti, questo perché? Perché l'elefante ti riconosce dagli abiti che sei uno della loro tribù, e la prima cosa che abbiamo fatto è dargli da mangiare. Bom 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 bom. E successivamente siamo andati a fare il bagno con gli elefanti ed è stata una cosa bellissima, un'esperienza incredibile, e mi è piaciuta tanto questa organizzazione perché eravamo pochissimi, eravamo veramente pochi. Poi alcuni membri di questa tribù ci hanno cucinato alcuni loro piatti locali. Nell'attesa del pranzo abbiamo ingannato il tempo facendo i loro giochi tipici, tipo sparare con una fionda contro una bottiglia. E è arrivato il pranzo e gli elefanti erano talmente liberi, talmente a loro agio, che sono venuti a rubarci il cibo, ed è stato un momento veramente carino, veramente divertente. Queste sono le organizzazioni fatte bene, le organizzazioni in cui si vede il rispetto, gli animali erano liberi di muoversi, di circolare tra di noi,
quindi molto 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 bello. Mi spiace veramente non avere il nome perché non me lo ricordo, non ce l'ho segnato, perché altrimenti ve l'avrei consigliato. Dopo il pranzo è iniziata la seconda parte di questa escursione, ovvero il trekking nella giungla. Siamo stati accompagnati da una ragazza che faceva parte di questa tribù, era veramente simpaticissima. Abbiamo fatto il bagno sotto una cascata e abbiamo anche incontrato dei bufali che, se devo dire la verità, erano abbastanza spaventosi, ma per fortuna avevamo lei, la nostra amica, che con dei versi terrificanti è riuscita ad allontanarli. E poi ci hanno portato a fare la terza e ultima parte di questa escursione, ovvero il bamboo rafting, cioè fare rafting su una zattera di bambù. Ragazzi, questa giornata è stata nel suo complesso una delle giornate più belle della mia intera vacanza in Thailandia. Benissimo, passiamo adesso ai consigli per quanto riguarda la vita notturna. La sera a Chiang Mai non potete assolutamente perdervi il bazar notturno, ovvero c'è questo mercato veramente gigantesco dove trovare di tutto e di più. Lì ho comprato quasi tutti i miei souvenir, è veramente incredibile. E un'altra cosa bellissima che abbiamo fatto a Chiang Mai è vedere uno spettacolo di Muay Thai, lo sport thailandese per eccellenza. E vi devo dire, ragazzi, io sono rimasto sconvolto, perché se le davano di brutto. Ma non mi aspettavo una roba del genere, ma veramente si davano dei calci, dei pugni. Tra l'altro gli incontri che abbiamo visto noi erano di alcuni ragazzini, uno addirittura è svenuto, l'hanno dovuto portare via, una roba incredibile. Ragazzi, se devo dire la verità, nel nord della Thailandia sarei rimasto molto molto di più. Ci vorrei ritornare perché vorrei fare l'escursione a Chiang Rai, dove c'è questo tempio bianco famosissimo, e a Pai, che è una città hippie molto particolare. Voi, se avete più tempo a disposizione, vi consiglio di rimanere qualche giorno in più a Chiang Mai perché merita. Ragazzi, spero di avervi tenuto compagnia durante questo periodo, di avervi fatto viaggiare con la fantasia e con la mente. Se vi siete persi qualche video della serie sulla Thailandia, vi metto qui la playlist completa, qui vi metto un altro video se volete lasciarvi ispirare, e mi raccomando, organizzate il vostro viaggio in Thailandia non appena si potrà, perché è una terra bellissima, la terra del sorriso.